Oggi ci troviamo a Castello di Godego, siamo in compagnia di Damiano Gava dell'agenzia Creatore di Sorrisi. Un nome particolarissimo, di cosa si occupa la vostra agenzia? Un nome e un programma, direi. Creatoridisorrisi.net, siamo un'azienda che si occupa di eventi e intrattenimento e così ho voluto presentare questa mia azienda, questa nuova realtà qui in questa piazza, oggi a Castello di Godego, proponendo i servizi completamente gratuiti a tutte le famiglie. Invece per chi è già mio cliente, quindi ha già festeggiato con i miei animatori, è entrato con priorità, con precedenza, con il pass e ha avuto diversi omaggi come lo zucchero filato, il popcorn e dei buoni per le prossime feste di compleanno. Allora, quali sono le attrazioni principali? Le attrazioni principali sono lo scivolo Spider-Man, c'è una giungla enorme, per i più piccoli c'è un salterino per i pirati, poi c'è la fattoria degli animali e poi c'è naturalmente il toro meccanico e parallelamente c'è il torneo di bubble football, questo nuovo sport che sta prendendo piede. Come si svolge questo torneo? Questo torneo si svolge oggi, ma ci sono stati tutti preiscritti chiaramente e sono diverse squadre che si affrontano per un torneo a stile campionato, quindi a punti, e poi alla fine chi accede alle finali vince il torneo di gioco. Il bubble football è uno sport, è il calcio semplicemente, e le persone però hanno delle bolle, sono dentro a delle bolle giganti di gomma e quindi si affrontano anche spingendosi eccetera. È uno sport molto divertente in cui divertimento, passione e calcio si uniscono alla grande. Con Enrico Barichello, presidente della Proloco di Castello di Godego, come mai avete deciso di organizzare questa giornata? Questa giornata è venuta, naturalmente, l'abbiamo fatta già gli anni passati, però quest'anno abbiamo deciso di discostarla da quelle che sono gli eventi tradizionali che erano inseriti, e questa manifestazione era inserita praticamente durante i festeggiamenti della sagra patronale. Abbiamo voluto distinguerla completamente e poterla svolgere in piena autonomia, ma dare la possibilità anche a tutti i membri del direttivo di partecipare a questo importante evento rivolto ai giovani, i bambini, ma non solo i bambini, ma tutte le famiglie, nonni e papà, mamme comprese, insomma, ecco. Quindi abbiamo voluto proprio dare una certa valenza a questa manifestazione, curandola proprio in modo particolare ed esclusivo. E oltre ad oggi, quali saranno i prossimi eventi a Castello di Godego? Ricordiamo, sempre nel mese di maggio, sabato 20 e domenica 21, la rievocazione storica presso il Sacello di San Pietro, qui a Castello di Godego, in un contesto davvero straordinario. Ci sarà la manifestazione Godego XIII secolo, dove i soldati del 1200 daranno vita alla loro dell'esibizione, la vita da campo, l'intrusione del nemico. Ci saranno dei grandi spettacoli sempre a tema e sempre rivolti, diciamo, alla storia, quella che noi sappiamo ben raccontare con il grande corteo storico che si svolge ogni 4 anni qui a Castello di Godego. Mese di luglio abbiamo già in cantiere l'ormai tradizionale festa dei popoli, il 23, domenica 23 luglio, sempre qui in piazza. È una festa multietnica dove si potranno degustare i piatti tipici del mondo. Ci sarà modo anche di divertirsi con dei spettacoli a tema di balli anche rivolti ai bambini, con un torneo di calcio dei popoli dove si potranno incontrare tutte le nazionalità del mondo, e poi la grande festa che si conclude proprio qui in piazza 11 febbraio con questa grande cucina dove si possono assaggiare, come dicevo poc'anzi, tutti i piatti tipici del mondo. Poi abbiamo dal 25 di agosto all'11 settembre, torna la sagra patronale, la grande sagra dedicata al Santo Patrono qui a Castello di Godego, e poi chiudiamo l'8 di dicembre con i mercatini di Natale sempre qui in piazza a Castello di Godego. Molti appuntamenti, molte occasioni per tornare a Castello di Godego.